nuovamente insieme, fedelissimi come sempre al consueto appuntamento con Full Optional, dite la vostra. Ben ritrovati carissimi e ben ritrovati naturalmente i miei amici. Sicuramente il ben ritrovato va a Manuela Mancin, che è presente ogni tanto e costante nella mia trasmissione, mi viene a trovare a raccontare un po' di Neuro TV, portandomi un po' di Neuro TV, ma non solo, chiacchierando e anche conoscendo nuove persone, perché io ve lo ricordo, Full Optional, dite la vostra, serve anche a confrontarsi, ad incontrare, a condividere interessi, passioni, insomma, comuni. Infatti di passioni parleremo quest'oggi insieme a Roberto Larogna, che ho il piacere di presentarvi. Ciao. Custom Design, titolare di questa azienda che si trova in provincia di Torino, un artista tutto tondo. Ho avuto il piacere, e avrete il piacere anche voi, di conoscere quello che ha fatto, quello che fa e quello che ha ancora in mente di fare. È vero, sì, Roberto? Sì, spero per ancora tantissimi anni. Te lo auguro. Una storia del tutto particolare, perché anche lui, come tanti di voi, come tanti di noi, è appassionato di due ruote, quindi con un percorso molto positivo nei confronti della due ruote, grazie anche ad una tradizione familiare che si è tramandata. Sì. E tutto nasce da papà, però insomma poi si fa da sé, da sé, perché viaggia, conosce. Come è iniziata la tua passione per le due ruote? Allora, intanto premetto che provengo da una famiglia di appassionati di motociclette. Certamente. Perché quando io sono nato, mio papà lavorava in una piccola carpenteria dove di tradizione c'era quella del motocross. Quindi io sono nato e mio padre faceva ancora le gare di motocross. In casa mia non solo è sempre girato giornali di macchine e moto, mio papà con i suoi fratelli tutti quanti appassionati di motori. Pane motocross, sì, è cresciuto sì, così. Sì, e quindi da subito anche mio fratello appassionato di motociclette, io non potevo fare diversamente che venire appassionato di motori. E da lì poi però con la mia maestrosità e cosa, quando poi ho iniziato a praticare il disegno, che ero già abbastanza grande perché ho iniziato a 17 anni. Quindi ti diplomi poi come disegnatore meccanico? Sì, io il bello è che il giorno che ho finito gli esami di disegnatore tecnico. Ho mollato gli esami, cioè ho mollato il disegno tecnico, il giorno stesso ho iniziato a fare il disegno artistico, così, per gioco. Da lì poi la cosa ha iniziato a prendermi sempre di più e poi ho iniziato, ho creato il connubio tra disegno e motociclette. Il gioco e è da fatto. Lì poi è nato tutto quanto. Quindi che cosa fai tu nei confronti di una motocicletta? Ti occupi della parte esteriore, del vestito, no? Vai a confezionare il vestito finale, non vai a modificare, customizzare per l'appunto, sì, no? Sì. Una moto, ma anche un'auto, infatti parleremo sì. anche di quattro ruote sì. a questo proposito. Tu lo conoscevi, Manuela? Scusami no, se... No, non perché ancora, Web ma... TV, Neuro TV, voglio dire, la web che si occupa di custom a 360 gradi e... Roberto sì. è una personalità vincente. Certo, in questo... e poi venire in questo programma è sempre una sorpresa, perché comunque sei sempre a contatto con nuove persone, è bello perché vedi che sono sempre tutti legati dal fatto che abbiano la passione, perché non si tratta poi alla fine di lavoro, è lavoro, ma la spinta, l'estro c'è solo perché c'è la passione, altrimenti non si potrebbe continuare a stare in questo mondo di motori, auto, moto, in questo caso moto, certo. E come dici tu, in casa si respirava aria e due ruote e ho sì. continuato a formarmi giusto. Con le due ruote. Però sì, sì. la tua espressione è decisamente artistica. Sì, io infatti mi occupo proprio della parte artistica vera e propria poi della motocicletta, perché una volta che la motocicletta è finita ed è confezionata dai mastri, fabbri e costruttori di motociclette, io sono quello che si occupa di decidere che vestito e che trucco mettere alla motocicletta. E quindi, che vestito, signori? E che vestito? Sì, questi sono alcuni esempi di motociclette che io ne ho appunto concepito la veste grafica, no? Perché poi una motocicletta è innegabile. Dalla motocicletta si viene rapiti dal colore e dalla grafica che è stata messa sopra. Tante volte io ho visto delle motociclette bellissime, ma rese anonime da magari un banalissimo vestito nero. Certo, è proprio vero, quindi, che l'abito fa il monaco, sì, anche in questo sì, caso, sì, fa certo. la motocicletta, il proverbio sì, non sì, mente, sì, non mente, sì, che bella questa, sì, molto, bella. Molto particolare. Questo qua è un esempio dove trova la mia massima espressione, perché io faccio largo uso della tecnica della doratura. Questo qua ad esempio nello specifico è un effetto che ottengo usando la foglia d'oro, quella proprio dei restauratori. In che modo? Qual è la peculiarità di questa tecnica? Questa tecnica è una tecnica che in teoria non si dovrebbe applicare sulla carrozzeria,
partendo da questo presupposto, perché è quella che noi siamo abituati a vedere sulle cornici dei mobili antichi. Accidenti, cioè tu vai ad impreziosire una motocicletta come un falegname lo fa nei confronti usando dei sistemi completamente diversi, però il materiale e l'effetto finale poi è circa lo stesso. Un gran pregio. Sì, e questo si tratta proprio di oro, io uso solo l'oro vero, quello a 23 carati. Non ti chiedo il costo di questi... Costa quanto l'oro, è legato alla borsa dell'oro. Io infatti i preventivi vanno di settimana in settimana perché l'oro varia in base a quanto varia in borsa. Quindi o io faccio un approvvigionamento grandissimo e quindi so che il prezzo è quello, ma se no se lo compro costantemente cambia costantemente il prezzo, che può salire come può anche scendere. Bene. E ovviamente, come potrai ben immaginare, una carrozzeria con un impreziosimento come quello che può essere una decorazione in foglia d'oro, cambia il suo valore. Beh, decisamente, se mi dici appunto di oro si tratta. Sì, certo. Ma tutta questa esperienza comunque, no? Chi lavora fa, chi fa matura, impara, d'accordo, però non hai fatto tutto da solo, perché so che sei andato all'estero, hai imparato moltissimo, hai dedicato molti anni della tua vita proprio alla formazione. Sì. In realtà... di formazione, diciamo esperienza, perché tu sei andato in America, mi raccontavi, per fare formazione, poi arrivato là ti hanno detto no, ma tu sei già troppo bravo, no? Sei andato in California nel 2001 e hai deciso di andare via, perché? Allora, perché dovevi... Un piccolo preambolo, io sono proprio quel tipo di ragazzo che quando i miei coetanei il sabato pomeriggio andavano a ballare in discoteca, io mi chiudevo in garage. Chiudevi in garage. Sì, e iniziavo a trafficare con le prime moto, motorini, quello che potevo. E poi da lì, tutto quanto è avvenuto passo dopo passo, da autodidatta, perché purtroppo appartengo, come dico sempre, che ci tengo a precisare, io appartengo a quell'era di persone pre-internettiane. Sì. Quindi tutto quanto io l'ho imparato nel periodo pre-tutorial, pre-YouTube e cosa, quindi purtroppo sono un autodidatta ed è per quello che ci ho messo così tanti anni ad raggiungere certi livelli. Vabbè, però non importa, perché io sono contenta del pennello, della matita, insomma, del foglio di carta, si parte tutto da lì e quindi apprezzo molto, perché anch'io faccio parte di quell'era lì, no? Non siamo nativi digitali noi, quindi capiamo, esatto. Certo. Mi parlavi di viaggi, inizi con la California per poi andare in Svezia, ma anche in Giappone, e quindi apprezzare così situazioni differenti, usanze, costumi, ma anche modi di lavorare differenti. Certo. Sei arrivato là che ti hanno apprezzato, quindi volevi fare formazione, in realtà hanno detto no, ma tu sei già bravo, e infatti il primo ingaggio è stato decisamente importante. Fuori da ogni aspettativa, perché io sono, come hai detto te, io sono partito lì per andare a imparare. Quando mi sono presentato con la mia bella faccia tosta e il mio portafoglio, cioè con il book fotografico, che cercavo lavoro, il primo ingaggio io l'ho avuto da Arlen Ness, che è l'officina più importante, dove io dico sempre che se io faccio sto lavoro è grazie all'esistenza di sta persona. E io così per gioco ero andato lì, gli avevo fatto vedere le foto, premesso che lui è una persona veramente umile e molto ospitale, ha voluto dedicarmi del tempo a guardare le foto e si è preso la briga di prendersi il mio numero di telefono. Mi fa, vabbè, non si sa mai, io un sabato pomeriggio ero su marciapiede a Oakland che stavo lavorando e squilla il mio cellulare. Ho detto, cavoli, chi sarà mai? Era Arlen Ness che mi chiedeva se potevo andare lunedì a lavorare da lui. Ho detto, cavoli. Senza parlare l'inglese, questo no, perché no, ha imparato tutto mi raccontava on the road, che è on the road proprio. Sì, on the road. E quindi ho fatto la prima esperienza, ho lavorato da lui. E direi che dopo quello... non sapevo più dove andare, avevo già vinto la mia partita. Così. E avevi deciso anche di trasferirti là. Sì, io avevo deciso poi di trasferirmi là, e poi però comunque sia lì è veramente un pochettino complicato potersi trasferire, perché è veramente un po' una giungla tra tutte le persone che ti propongono documenti falsi per poterti stabilire, ma io avevo deciso di fare tutto quanto l'iter legale, perché l'ultima officina dove ero stato a lavorare avevano testato le mie doti artistiche e tu come artista hai una sorta di precedenza per i trasferimenti, loro avrebbero deciso di sponsorizzare la mia prima visa di 4 anni e si prendevano la responsabilità di tenermi nelle loro officine e di fare da garanti, ma quando io poi sono arrivato qua c'è stato la mia storia, ha avuto un boom mediatico dove si è dilagata così tanto, dove a me mi è esploso il lavoro tra le mani. E infatti giornali, molte riviste hanno parlato, specializzate del settore, hanno parlato tantissimo di te, hai vinto dei premi, ne parliamo allora, perché sono queste le chicche importanti. Beh, oramai vabbè,
diciamo che sono 28 anni che sono sulla che fai questo lavoro, di carriera quest'anno, e però obiettivamente dal 2001 che ha preso più corpo il mio nome, diciamo, no? E dall'epoca oramai sono stato sulle copertine e comunque sui giornali di tutto il mondo. Fino a che il mio premio Oscar l'ho raggiunto quando mi hanno messo sulla copertina del giornale Auto Art Magazine, che sarebbe il giornale più d'élite che esiste in California, che tratta solo verniciatori e personalizzatori di carrozzerie. Bella questa personalizzazione. Sì, sì. Questa qua è una di quelle motociclette che mi hanno reso ancora un po' più celebre, perché è un mezzo veramente che ha suscitato interesse a livello mondiale. Che è una moto che abbiamo presentato a Verona con un noto costruttore italiano 3 anni fa. Sì. Sì. E su cosa stai lavorando adesso? Adesso sto tirando un attimo di respiro, perché è appena finita la Fiera di Verona. Ok, già è vero che sei stata alla Fiera di Verona. Sì, sono stata alla Fiera di Verona, e ogni volta alla Fiera di Verona, quest'anno mai come gli altri anni, infatti per finire di completare una motocicletta, negli ultimi 5 giorni ho dormito 6 ore, perché mi hanno dato 5 giorni per finire una motocicletta, che poi però comunque ha portato dei buoni risultati, perché questa quella che ha vinto il premio, primo premio come best chopper. Ah. Quindi diciamo che i sacrifici sono stati ripagati. Quindi adesso mi sto prendendo un attimo di riposo, però comunque sto lavorando, e sto lavorando su un progetto per me interessante, divertente, che sto costruendo un serbatoio a mano, partendo da una lamiera di ferro piatta. Quindi proprio come non si fa più. Sì, si fa, ma sono veramente delle nicchie. Quindi fai anche modifiche strutturali. Io pensavo che ti occupassi soltanto del vestito, diciamo, finale, no? E quindi dell'estetica, ecco, la carrozzeria. Per pochi esperti, per pochi, diciamo, collezionisti. Stiamo vedendo come si fa. Si parte proprio da questo foglio di lamiera. Lì tanto martello, tanta inventiva, tanto ragionamento, perché appunto devi pensare a come svilupparlo partendo da un foglio piatto. Questi qua sono dei metodi veramente tradizionali, perché la ruota inglese, che è quella lì, è un attrezzo insostituibile. Ancora oggi, che siamo nell'ipertecnologia, la ruota inglese rimane sempre uno strumento che deve essere spinto dalla forza motrice delle braccia dell'operatore. Perché comunque lì ci vuole veramente la sensibilità nelle mani, del sentire della la lamiera quando si deforma, quando si allunga, dove più e dove meno bisogna farlo. E quindi adesso sto appunto costruendo un serbatoio a mano, come stiamo vedendo nel video, per una motocicletta, per un ragazzo che non è contento di mettere sulla sua moto un bel serbatoio, ma che potrebbero avere tutti quanti. Ho capito. Beh, in fondo customizzare significa personalizzare e nello stesso tempo differenziarsi, vero Manuela? Esatto, sì. Poi comunque chi va a Verona... Anche voi siete stati a Verona? Sì, c'era Dox, che anche lui ha vinto un bel premio per un gran lavoro. Che sicuramente conosci. Sì, con Lorenzo poi, mi conosco da tantissimi anni. Ho detto io che ci sono interessi comuni, voi non lo sapete, però posso fare un'agenzia matrimoniale, secondo me, perché alla fine riesco sempre a sposare. Sempre le stesse... Manuela lo conferma, no? Anche nelle precedenti puntate riesco sempre comunque a mettere insieme risorse differenti che hanno certe cose in comune. Tra l'altro posso confermare il fatto che chi va a Verona, chi arriva a questi livelli, arriva perché fa delle cose particolari e perché comunque non fa oggi per domani, anche se si arriva sempre normalmente la notte prima a dover lavorare, però sono cose studiate a tavolino. Ho visto appunto il lavoro di Dox, ha studiato veramente l'arte che doveva andare poi a riportare sul mezzo, sia quest'anno sia negli anni precedenti. Il fatto, come diceva lui, la scelta del colore, la scelta dell'abbinamento del colore, i materiali che uno mette, come nel suo caso sono gioielli, perché poi alla fine sono gioielli, necessitano comunque di uno studio prima, di una capacità di accostamento di colori, e quindi comunque la vena artistica ci vuole, ma anche la capacità di poter essere poi premiati sul mercato, avere il riscontro del pubblico, che è comunque importante. E purtroppo io dico, mi spiace sempre che le persone più importanti riescano ad avere le maggiori premiazioni all'estero. Poi dopo che sono state premiate all'estero, allora si arriva in Italia, ah, tu sei quello famoso, però
lo facevi già in Italia. Meglio l'Italia sì. O l'America o il Giappone? Allora, a me sicuro, siccome sono stato anche a lavorare in Giappone, a prescindere dal lavoro, a prescindere da qualunque cosa, per l'enorme senso civico che hanno, preferisco il Giappone. Ma proprio 100 a 1. Sì, si mettono il posacenere sì, anche in tasca sì, quando sì, vanno sì, a fumare. Sì, sì. Va bene, e poi però. Dal lato professionale sono veramente dei maniaci. Dal punto di vista professionale. Sì, 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 loro hanno imparato. Abbiamo anche tanto da imparare, no? Certo. Infatti adesso i migliori preparatori non sono più gli americani. Loro hanno studiato gli americani e loro sono diventati i migliori preparatori del lavoro americano. Che è quello dei chopper o comunque in qualunque maniera, sia sulle macchine che su... Questo qua, ad esempio, è un serbatoio, tutto quanto, la grafica è tutta fatta in foglia d'oro. Ma che bello! Quindi la tendenza, diciamo, è questa, è dell'oro, i colori sono questi. Ci sono dei colori di tendenza, questo è il tuo stile, ma però... questo più che altro, oramai, vabbè, essendo che sono da tanti anni sul campo, la gente adesso, la buona parte della gente, quelli un pochettino ovviamente più istruiti al settore, quando vedono un lavoro sono in grado di riconoscere che quello è un mio lavoro, perché poi comunque sia, come ad esempio il ragazzo che ha citato lei prima, vedi... Anche questo è molto particolare, sì, eh? Sì, questa qua sì. Ognuno ha il suo stile che è riconoscibile, come può essere quello di un pittore qualunque che ha il suo stile e si riconosce. E oramai io ho il mio stile che è sinonimo di dire hai acquisito una certa personalità che è riconoscibile, e questo è frutto solo di anni di esperienza. Certamente. E quello è il mio stile. Sì, bene, sì, particolare davvero. Io ad esempio sono sempre, tendenzialmente io faccio verniciature in stile classico, roba comunque in stile vecchio, non faccio verniciature in stile moderno perché non è il mio stile, non è nelle mie corde, no? E così anche sulle auto comunque, perché diciamo che questo stile appartiene anche alle quattro ruote e alle customizzazioni che vai a fare. Sì. Tra l'altro ti occupi anche di mezzi d'epoca, io so che ti vedrò prossimamente ad Automoto Retro in uno stand del tutto particolare. Questo però lo posso dire, una chicca, hai vinto un premio spettacolare sulla macchina del re, sulla vettura del re, l'Isotta. Perché io sui mezzi d'epoca faccio i filetti a mano, che sono quelle striscioline di vernice fatte a pennello, rigorosamente a pennello, e ho avuto l'onore di poter filettare un Isotta Fraschini, che è una macchina che sta qua in Italia, che ha vinto il concorso di Villa d'Este. Ce n'è una ogni pezzi veramente unici. Si consideri unici che quelli, l'Isotta Fraschini era la macchina del re. Lo so. Ho considerato questo. E questa macchina qua mi ha dato una gran soddisfazione, perché nel 2006 ha vinto il concorso di Villa d'Este, è andata a Baden-Baden, ha vinto il concorso di Baden-Baden e poi è arrivata, se non sbaglio, seconda a Pebble Beach. Oltre a quello... Eccola qua. Questa qua è una macchina, una Dédion Bouton, una macchina che questa è di proprietà dell'ACI di Asti, se non sbaglio, qua mentre sto facendo i filetti. A mano libera. Sì. Questo qua è su una Fiat Ardita del 34, mentre invece questa è una macchina che ho verniciato io, che si vede quanto vengono poi luci delle carrozzerie. E questa qui è una Mercury del 51 che ho verniciato e restaurato interamente. Ed è diventata una show car a tutti gli effetti. E sarai ad Automoto Retro in questo stand, ti ho interrotto prima, ad Automoto Retro, a parlare di mezzi d'epoca. In un'altra veste però, perché io comunque servo anche una parte di mercato che è quello delle auto d'epoca. Quindi macchine, moto, ho avuto dei clienti che facevano i calessi, ho avuto un museo di macchine da stampa, clienti che fanno le affettatrici, quindi... È un altro ambiente. Sei eclettico, come è una sorpresa continua. E quindi adesso mi vede. Ecco, questa qua è l'Isotta Fraschini. Eccola qua, infatti. Questa qua è una macchina enorme, super imponente, enorme, gigantesca. Proprio, bianca, bella, bellissima. Pensi che nel 34 già aveva gli interni in serpente questa macchina qua. Sì. E questa macchina qua ci ho messo diversi giorni per filettarla. Ecco, qui si vede all'opera, immagino, un lavoro molto di precisione, impegnativo al massimo. Questo qua è un'altra mia passione, che sono le macchine in stile chicano, che sono quelle dei messicani, quelle che saltano. E questo qua è uno Chevrolet El Camino degli anni 70, a cui ho fatto tutta una grafica a pennello.
Però non ti sei fermato all'estero, sei tornato in Italia. Sì, perché comunque sia dopo dopo che gira, non da turista, perché io ci tengo sempre a precisare, io ho girato, ma mai da turista, ma sempre da cittadino, ovvero quella persona che si deve andare a guadagnare da vivere, ok? Non con la carta di credito piena, la vera America è sempre casa tua. E quindi sono tornato a ogni viaggio che ho fatto, ho fatto la California, ho fatto tutto il nord Europa, ho fatto il Giappone, ma poi comunque sono tornato a casa. Sì. A casa, sì. Sei di Volpiano, sì, questa azienda di cui tu sei titolare, sì. Custom Design, da tantissimi anni. Sì, oramai sì. E il tuo prossimo, la tua moto del futuro, la tua prossima personalizzazione, ecco, parliamo di, proprio perché non ti occupi di modifiche vere e proprie, ma di vestiti, come la immagini? C'è ancora una cosa che vorresti fare, che non hai fatto e che dici, ma prima o poi la faccio, hai capito? Guarda, sembra assurdo, ma purtroppo ho avuto dei problemi in passato, perché dico sempre, essere un passo avanti è un bene, ma quando sei due passi avanti sei incompreso. Ovvero io feci nel 2000 un disegno di una motocicletta che volevo costruire per me, che poi per questioni che io sono sempre strapreso dal lavoro e non ho tempo per i miei mezzi, bene, quella motocicletta oggi sono le motociclette che si costruiscono nel mondo del custom. Ah, ecco. Però io l'ho disegnata, nel 2001 l'ho disegnata. Quindi parliamo di 17 anni fa. E il mio prossimo progetto sarebbe quello di potermi finire la mia automobile. Che tipo di automobile? Che ho una Plymouth Coupe del 46. Dopo che ho personalizzato e customizzato le macchine di tutti quanti, vorrei un giorno trovare il tempo per customizzare la mia. Un giorno trovare il tempo, insomma, stiamo parlando di una lunga vita che avremo davanti, ci sarà un po' di riposo, no? Voglio dire, alla fine di un percorso una pensa anche ad andarsene in giro con la moto e basta, e a fare il turista, sì, no? Sì, ma purtroppo man mano che aumenta il lavoro e passa il tempo diminuisce sempre, quello perché mi dedico a creare, che comunque sia mi danno la stessa gioia che potrei avere per farmelo per me, perché comunque, anzi forse no, sono ancora più contento perché è come spargere dei pezzi di anima che vedi in giro, no? Sì, è vero, e quindi è così. Sapere che c'è sempre più persone che hanno dei miei pezzi mi dà soddisfazione, forse quasi più che andare in giro con il mio vero pezzo, no? Certo, è vero, quindi, è così, diffondere la tua essenza artistica, no? Sì, è un artista a tutto tondo, e comunque il fatto di essere apprezzati è proprio quella la capacità e la spinta che ti dà per continuare, certo. Perché il fatto di vedere i tuoi pezzi in giro, il problema di fondo è che anche se aumenta il lavoro tu non puoi chiamare qualcuno che ti aiuti, perché il lavoro è tuo. L'artista sei tu, e di conseguenza. E questa è una cosa giorno che e notte non bastano mai. In parecchie persone mi hanno detto: ma cavoli, ma prenditi qualcuno con te a fare. Sì, ma come faccio a delegare il mio talento, la mia personalità che si esprime attraverso la mano a un'altra persona? Cioè, la gente viene perché vuole un lavoro. Beh, Leonardo ne aveva di allievi, voglio dire. Anche il talento è una cosa che si coltiva, che si può anche insegnare. Sì. È vero che il genio ce l'hanno in pochi, questo è vero. Però il talento ce l'abbiamo tutti, secondo me. E quindi lo possiamo tirare fuori grazie all'aiuto del genio. Sì, però hai detto bene, ognuno c'ha il talento, ma ognuno ha il proprio talento. Il proprio stile, poi. Tu hai il tuo talento, io ho il mio talento. E la gente vuole il mio talento. Ho capito. E sono sicuro che se un cliente venisse da me, o comunque il padrone di una macchina o di una motocicletta, e gli dicessi, sai che la tua macchina che io prendo in carico, ma te la faccio fare da lui, non sarebbe contento, perché lui vuole sapere che il valore aggiunto è portato dall'esecuzione della mia mano, perché comunque nel come io tiro un tratto, oppure la scelta di dire questo tratto lo facciamo in questo colore anziché un altro, fa parte della mia personalità, e quindi la gente vuole la mia personalità sulla propria motocicletta, che è quella che mi ha consentito di andare avanti per così tanti anni in questo lavoro qua. Certo, e ti ha premiato egregiamente. È veramente un pochettino, ci ho fatto pace con sta cosa, deve essere così, devo essere io a farlo. Ok, rispetto l'artista, rispetto lo stile, e viva l'arte comunque, in ogni caso, viva l'arte. Sì. Io ti ringrazio, è stata una piacevolissima sorpresa quella di averti qui, mio ospite, in compagnia di Manuela, e la puntata però non finisce qui. Ringrazio Roberto Larogna, Custom Design. Arrivederci ad Automoto Retro, sicuramente. Bene. Ci rivedremo in quel contesto, in un'altra veste, tra l'altro molto teatrale, mi dice.
dicevi, sì, perché sì, sarai vestito con i costumi d'epoca? Sì, ricreerò l'ambientazione di un'officina di un artigiano degli anni 40. Ma che bello, sì, ma che bello, assolutissimamente ci dobbiamo vedere, quindi sicuramente non ti perderò. Vi dico di non andare via, perché dopo la pubblicità l'appuntamento prosegue alla grande, in grande stile, parlando sempre di arte, parlando sempre di artisti, con un altro tuo omonimo, perché di Roberto si tratta sempre. Okay. Ci vediamo dopo. Engines are warming up as the sun goes down. My heart is just pumping up, the pressure is high. The starline's on fire, the wheels take their grip. Turbine in the racetrack, all I need is one more chance to feel my need for speed. Heat from the ground, don't scream out the crowd. Gasoline, time flame from the pipes. Just a-